Diffondere la cultura della salute nelle scuole pugliesi. Questo è l'obiettivo dei progetti del catalogo della promozione della salute nella scuola 2022-23, promosso da Ufficio Scolastico Regionale e Regione Puglia. Il progetto raggiunge più di 100.000 studenti in tutto il territorio, educando alla prevenzione i giovani in età scolastica. Questo piano, diciamo che innanzitutto ha una grossa novità rispetto al passato, che è la costituzione della rete. Quindi raccoglierà una serie di iniziative in materia di tutela della salute, ma salute in senso ampio, non soltanto della salute individuale, ma legata per esempio ai luoghi, all'ambiente in generale, ai rapporti sociali. E il punto di forza, credo, di questo programma sia proprio la costituzione di una rete, cioè riuscire a mettere in comune le energie da parte di tante scuole. La principale novità di questa edizione è la costituzione della rete regionale delle scuole che promuovono salute. Le 68 proposte progettuali sono divise in 6 categorie: scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, azioni informative e progetti provinciali. Il catalogo verrà inviato a tutti gli istituti scolastici, ma è già possibile consultarlo sul portale Salute Regionale. Istituti scolastici che firmano un accordo tra di loro di scopo, con lo scopo di sostenere tutti i piani che la Regione porta avanti per la promozione della salute nell'ambito scolastico, che possono riguardare le vaccinazioni, piuttosto che l'adesione ai programmi di screening, la prevenzione delle malattie infettive, comprese quelle sessualmente trasmissibili, o la corretta alimentazione, o il bullismo, avendo riguardo agli aspetti che riguardano l'inclusione sociale.